compagna, magari sono frammenti dei miei spettacoli. Io all'avventura compio 60 anni di televisione, ho incominciato 60 anni fa. E la cosa strana è che non sono stanco, mi sento ancora attivo, mi piace creare, inventare. A me la televisione ha fatto raggiungere il sogno della mia vita. Quando io, caro Enrico, ero in Sicilia, nel paese, quando arrivò la televisione per me fu una specie di fulmine. Quando vidi i primi programmi, Telematch con Tortora, il musichiere, Lascio la doppia con Mike, eccetera, io ho subito detto, un giorno dentro quella scatoletta devo entrarci. Mio padre mi ha detto, sei matto, tu devi fare un avvocato, mia madre diceva, tu devi fare il medico. Ma io mi sono laureato di corsa, molto di corsa, e anche bene, perché volevo a qualunque costo tentare questa strada dello spettacolo. Peraltro da ragazzo facevo spettacolo, da giovane facevo spettacolo, da universitario facevo spettacolo, io sognavo il mondo dello spettacolo. Mia madre mi diceva, tu sei un pagliaccio, non sei un figlio, sei un pagliaccio, perché lei aveva poca stima del mondo dello spettacolo, forse non aveva tutti i torti. Comunque, insomma, mi sono molto divertito, ho fatto tanto. No, hai fatto tanto, ma non solo in televisione, anche a teatro, nel cinema. Tra l'altro era del 1997 lo spettacolo teatrale che io ho visto a Milano, L'uomo che inventò la televisione, quindi proprio una storia in qualche modo molto ironica e autoironica. Però vogliamo cominciare dal cinema, perché poi tu hai attraversato, non hai fatto, come dire, delle interpretazioni memorabili, questo possiamo dirlo, però tu hai incrociato il cinema e hai incrociato anche dei momenti importanti della storia. Facevi sapere, Enrico, che un giorno Sanuzzi, famoso attore, volle che io conoscessi per forza Pietro Gelli, che dopo il grande successo di Volta all'Italiana stava preparando Sedotta e abbandonata. Mi ha detto, guarda, tu sei sicuro e senz'altro piacerai a Gelli. Mi dicevo, guarda, non portarmi da Gelli, io non sono fatto per il cinema, per il cinema non lo so fare. Insistette molto e andai a trovare Gelli. Gelli col sigaro in bocca fece una panoramica con gli occhi dalle scarpe alla testa. Appena arrivò alla testa disse, Baudo, quando faccio un film ambientato a Trento, la chiamo. Perché non avevo niente di sicuro dal punto di vista estetico, fisico, e quindi non potevo. Poi ho fatto dei filmetti dove facevo me stesso, insomma, ecco. Ho fatto un film carino che era un essere paranormale con Alberto Sordi, dove però facevo me stesso, il presentatore. Sì, forse ricorderete la scena in cui Alberto Sordi, no, viene tuo ospite in trasmissione e il pubblico è diviso in categorie, diciamo così, no? Io ricordo, c'erano forse delle infermiere, delle crocerossine, del poliziotto e in qualche modo il fluido di Alberto Sordi scompiglia l'affettività o l'erotismo delle spettatrici. E tu però hai incrociato anche un capolavoro, ce ne siamo accorti dopo, se ne sono accorti dopo, come il Gattopardo e Visconti. Sì, il Gattopardo l'ho incrociato perché fui chiamato per partecipare al doppiaggio del Gattopardo. Io mi occupavo della traduzione dei dialoghi, perché Visconti aveva girato, però non c'era anche la Cecchi d'Amico, così Cecchi d'Amico aveva fatto la sceneggiatura, non c'erano i dialoghi perché Lancaster non parlava italiano, figurarsi se poteva parlare con il linguaggio del principe di Salina. E quindi diceva, diceva così. E Visconti diceva, senta, devi prendere le parole e adatti, è la parola adattare le parole. Abbiamo lavorato per molto tempo. E quindi mi ricordo che con il ricavato comprai la prima macchina della mia vita, una 500. Come sia riuscito a entrarci un miracolo. La 500 di anno, un miracolo. Quando ho spostato il sedile indietro e spuntava la testa sopra.